Benissimo, allora signore e signori, benvenuti alla terza serata, al terzo incontro del corso di multimedia nella didattica tenuto da me e da Riccardo. Due precisazioni, così rimangano anche registrate, ma perché ho visto che sono arrivati ancora due o tre persone. All'interno del modulo, in fondo, trovate un compito che è il nano gong. Questo lo dovreste fare prima di andare via da Second Life e dare il vostro contributo sonoro, di modo che noi sappiamo che siete stati effettivamente Second Life. Diciamo che i punti di accredito sono pochi, quindi anche se non si fa, non è che vanno a influenzare molto, però insomma sono quei 10 punti. Questo lo troverete sotto ogni modulo i prossimi incontri. Gli incontri precedenti non li abbiamo considerati perché non abbiamo utilizzato questo tipo di metodo, per cui diventa, è come se uno facesse 8 incontri, ecco, invece che 10. Stasera entriamo un po' più nello specifico. Quindi io vi pregherei comunque di logarvi in piattaforma e magari di aprire il browser proprio sulla piattaforma che avete, oppure semplicemente con JoinMe seguire il mio browser che vedete, credo proiettato anche alle mie spalle. Se non lo vedete proiettato alle mie spalle, adesso Riccardo vi manda di nuovo il link, o se no ve lo metto io in chat. Iniziamo a parlare un po' delle immagini, a fare un breve excursus, una breve storia di quello che è la fotografia digitale, perché poi la multimedialità si basa essenzialmente, cioè l'utilizzo di più media nella didattica, si basa essenzialmente su due fattori, cioè l'utilizzo dei video e l'utilizzo della fotografia. E questi due elementi combinati sapientemente insieme naturalmente a riferimenti, link a pagine web, piuttosto che a presentazioni di diapositive, piuttosto che cose del genere, fanno in modo di produrre un prodotto utile, con l'utilizzo naturalmente di più media, utile all'espansione, alla divulgazione di un progetto. Divulgazione come? Soprattutto divulgazione tramite internet, perché un metodo a bassissimo costo. Ricordiamoci che tutto comunque in internet costa, anche le cose che vi vengono date gratuitamente in realtà hanno un costo. Però questo costo rispetto ad altri media o altri canali è molto molto basso, direi quasi irrisorio. Il discorso poi invece su questo tipo di costi lo faremo nel modulo che andremo a trattare riguardante i prodotti di Google, perché Google dà una serie finita di strumenti. Alcuni a pagamento, alcuni completamente gratuiti, ma anche quelli completamente gratuiti in realtà non sono gratuiti, ma a noi viene chiesto il sangue, perché quando Google mette le mani su un sito, te lo spolpa, te lo divide, lo analizza e tutte queste analisi, tutte le mail che uno gli deve mettere su Google, su Gmail, e loro poi chiaramente se le vendono. Ecco. Se le vendono i servizi a pagamento, che sono quelli che fanno andare avanti Google. Quindi, in fondo, noi quando usiamo Google, secondo me lo strapaghiamo anche, perché ci sono dei sistemi che ti chiedono meno, proprio a livello di richieste, cioè hanno più rispetto per la privacy, hanno più rispetto per certe cose e rendono uguali. Comunque, questo poi lo andremo a vedere nel modulo di Google. Questa sera partiamo invece dalla fotografia digitale. Dallo spunto
che aveva dato un divorzio, conoscevamo dei programmi per poter mandare la propria immagine, altre cose accessorie sul desktop. Come vedete, io ho nel desktop la pagina di Anitel, quindi la pagina del nostro corso, e con la webcam inserita di fianco mi vedete. Mentre sto facendo lezione, ci sono dei programmi migliori di webcam che mi permettono di averlo in un angolino sempre in primo piano, così. Il mio è molto buona la webcam, ma non è molto buono il programma, per cui la devo lasciare solo da un lato piuttosto che metterla in sovrapposizione. Però comunque è una cosa che si può fare, cioè vedete chi vi sta parlando. Poi io ho due monitor, per cui ogni tanto sembra che guardi da un'altra parte, invece sto guardando voi in Second Life sull'altro monitor, dove ho tutti gli strumenti, quelli che non bisognerebbe vedere, cioè quelli che non interessano a voi, ma interessano a me per produrre questa cosa. Quindi il mio pezzo di Second Life, quello che mi sta registrando il desktop, quello che mi cattura il desktop, insomma un pochino tutte le cosine. Ritorniamo al discorso della macchina fotografica. Vorrei che mi rispondeste una cosa in chat. Secondo voi esiste differenza fra fotografia digitale e fotografia analogica? Bene, invece io vi dirò una novità. Non c'è nessuna differenza fra fotografia digitale e fotografia analogica. L'unica differenza è il supporto sul quale si registrano le immagini, ma la fotografia è fotografia, cioè tutte quelle leggi fisiche che servono per formare l'immagine all'interno della macchina fotografica valgono esattamente per quello che è la fotografia analogica e per la fotografia digitale. Non c'è proprio differenza, cioè i tempi, i diaframmi, le ottiche, quindi gli obiettivi, il mirino, è tutta la stessa cosa. Non c'è assolutamente differenza. L'unico, ma neanche nel prodotto finale c'è differenza, perché se tu vedi dal fotografo, il fotografo ha una stampa fatta su carta, fatta ancora con metodo tradizionale. Poi che lui abbia un mini lab, nel mini lab non ci sia più un ingranditore come una volta dove inserivi la pellicola, ma adesso c'è un proiettore al laser che lo prendi dal file direttamente, e questo è un particolare, però il prodotto finale è sempre una stampa. Certo che con la fotografia digitale noi abbiamo delle possibilità in più, però il concetto di fotografia o quello che ci sta dietro non cambia. Non è che la fotografia digitale sia più veloce, sia più bella, sia più facile, soprattutto la macchina fotografica elettronica da 75 che 80 che esiste. Poi sempre più elettronica, poi nell'85 è nato l'autofocus, poi sempre più elettronica, ma erano sempre analogiche. Attenzione, la macchina elettronica è diversa dalla macchina digitale, cioè la macchina digitale è una macchina elettronica, ma ci sono anche le macchine elettroniche a pellicola. Quindi la fotografia non ha subito dalla partenza dei secoli, cioè parliamo dalla camera oscura che usava il canaletto nel 1600 per fare i suoi meravigliosi quadri, come idea. Naturalmente la tecnica dall'epoca a oggi ha fatto dei passi, altro che da gigante, ha fatto veramente dei passi enormi, però il concetto di macchina fotografica, il concetto di pilotare la luce in un ambiente scuro e proiettarlo su un fondo, quello non è cambiato. Poi io nel fondo ci metto quello che voglio, cioè il canaletto aveva una macchina fotografica grande dove lui stava dentro e aveva appoggiato un foglio, una tela,
e ci dipingeva sopra a seconda delle ombre che vedeva, e la macchina fotografica a pellicola sullo sfondo ci mette una pellicola e la macchina digitale ci mette un sensore. Ma questo non pregiudica il fatto che la tecnica fotografica è la stessa. Questa è una cosa da chiarire ed è molto importante in fotografia. Per motivo, perché di solito chi utilizza la macchina digitale non ha mai utilizzato altre cose per fare fotografia e sempre, cioè pensa sempre che la macchina digitale faccia qualcosa di più. Invece non è vero che fa qualcosa di più. Ti permette di avere dei file digitali e non delle immagini su pellicola. E quindi questo naturalmente aumenta la portabilità, li puoi mettere su internet, cioè ti aumenta di molto il raggio di azione, però quello che tu ci hai scritto sopra è esattamente quello che tu potevi scrivere su una pellicola. Cosa vuol dire digitale? Digitale vuol dire la rappresentazione della realtà in formato numerico. Cosa vuol dire analogico? Vuol dire una cosa analoga, una cosa simile alla realtà. Quindi da una parte abbiamo una cosa che è simile alla realtà, cioè il nostro negativo che visto contro luce ti fa vedere un'immagine, una volta naturalmente che è sviluppato, che è fatto, dall'altra parte abbiamo invece una rappresentazione numerica. E vi dirò di più, la macchina fotografica digitale non fotografa in digitale, perché il sensore riproduce, viene sollecitato dalla luce, produce corrente elettrica, la corrente elettrica non è un elemento digitale, ma un elemento analogico. Dopodiché, tutta questa corrente elettrica presa dai pixel, presa questi input, vengano buttati dentro un chip che si chiama convertitore analogico digitale, e questo chip, a seconda dell'intensità luminosa, quindi intensità luminosa si è trasformata in corrente, l'intensità di corrente, quindi a seconda dell'intensità di corrente che riceve, la tramuta in numeri. Quindi il passaggio diciamo il passaggio analogico e digitale non viene fatto neanche nel momento in cui si riprende l'immagine, ma viene fatto ulteriormente dopo. È per quello che le macchine digitali più vecchie impiegavano più tempo fra una foto e l'altra, perché impiegavano tempo a fare tutto questo passaggio e poi tutti questi dati, cioè tutti questi numerini digitali, a inserirli nella schedina. Questo è un altro vantaggio di avere macchine magari più moderne, più performanti, cioè io riesco a fare più foto una dietro l'altra attaccata senza poi a un certo punto bloccare la macchina, dover aspettare che la macchina abbia fatto tutto questo lavoro. Chiaramente. Questo secondo me è una cosa, cioè far entrare in testa questo concetto cambia proprio l'idea di fotografia. Perché a questo punto voi avete la possibilità, qualsiasi attrezzo usiate, analogico o digitale che sia, di concentrarvi di più su quello che volete fare. E cioè quello che volete fare è la scelta dell'inquadratura, il tipo di obiettivo da usare, cioè dedicarvi più al linguaggio fotografico, che è la cosa che secondo me ha anche più valore. Cioè una foto può essere non perfettamente nitida, così però deve dire qualche cosa. Altrimenti perde il suo carattere, perde proprio la sua potenzialità di mezzo di comunicazione. E visto che parliamo di multimedialità nella didattica, a questo punto con dei brutti video, con delle brutte foto, inserite dentro anche un bel progetto, faremo un brutto documento. Questo direi che è basilare.